che la nostra bella Costituzione democratica non è un incubo nichilista, ma è stata scritta, tra l'altro, anche dall'unico interprete serio di Carl Schmitt in Italia, cioè Mortati, il quale sapeva benissimo che cosa voleva Schmitt, cioè un diritto politico. Tant'è vero che il suo libro, La Costituzione in senso materiale, lo dedica a Benito Mussolini, non perché fosse un fazioso, ma perché diceva: è morto il liberalismo, è morto l'idea che il diritto sia neutrale. E in questo è molto novecentesco, non esiste la neutralità, non esiste la mediazione. La nostra democrazia naturalmente dice di sé di essere perfettamente neutrale e di essere la mediazione di tutte le mediazioni. Tuttavia la nostra Costituzione si apre e si chiude con affermazioni non neutrali. Nelle disposizioni transitorie e finali ci sono i nomi dei due nemici, cioè il fascismo e la monarchia, che restano nemici con violazione della neutralità. Violazione. In questo paese puoi fondare qualunque partito politico ti paia, tranne che un partito fascista. Uno Stato a norma, funzionante a norma, non perde nemmeno il proprio tempo a dire che quel partito è illegittimo, per carità, si limita a dire che è illegale sulla base della legge Scelba del 1953, se ci riesce. Ma in realtà questa è la precipitazione giuridico-positiva di una esclusione originaria, che è la cicatrice di una guerra civile. Cioè non, le Costituzioni per bene si fanno con le guerre civili che le precedono, o con dei violenti riorientamenti dell'ordinamento. Ecco. Il gollismo, la cui Costituzione era stata fatta da un allievo di Carl Schmitt, peraltro, il mondo è pieno di allievi di Carl Schmitt che hanno fatto Costituzioni autoritarie e anche da allievi di Carl Schmitt che hanno fatto Costituzioni democratiche. L'importante è che tu ci metta dentro la politica. E come primo, come dire, tendo un po' a esagerare, se ci metti dentro la politica vuol dire che hai detto sostanzialmente che questa è l'epoca in cui non è possibile l'ordine. È possibile l'epoca della coazione all'ordine senza che esso sia possibile. Assume anche l'idea di una teologia politica analogico-progressiva, cioè declinante, solo che alla fine non ci mette il comunismo, che a lui fa paura perché è un borghese, ma che piace a lui, se non altro perché è una rivoluzione. E gli piace Lenin, come del resto piaceva a Sorel, che era maestro, uno dei maestri di Schmitt. L'ultimo gradino non è il comunismo, l'ultimo gradino è la tecnica. Cioè la modernità è caratterizzata da una mancanza di fondamento, da un nichilismo che essa tende a coprire. Ecco perché la teologia politica è critica, perché fa vedere, toglie il velo, va fino in fondo, va all'origine di un processo che è tutto costruito per eliminare l'intrinseco nichilismo della modernità, per coprirlo, per non farlo vedere. Nessun moderno dice di sé io sono nichilista. Ogni moderno dice di sé io sono portatore di sostanza, di valori, di buoni sentimenti, di democrazia, di libertà, di benessere, tutte le cose buone, di progresso. Il nichilismo salterà fuori in modo ancora più violento. La tecnica, che sarebbe il livello della pacificazione, il mondo amministrato dalla tecnica, il mondo perfetto, il mondo dove tutti vivono bene, la tecnica, dice Schmitt, è precisamente l'arma, il sistema di armamento che armerà i conflitti, che si scateneranno
e i liberali non capiranno nemmeno perché. E diranno, ma come, stavamo tutti così bene? Perché stiamo facendo una guerra civile? Perché ci sono i totalitarismi? E Schmitt risponde, per colpa vostra, perché voi avete fatto credere, avete creduto che la modernità sia, che sia possibile l'ordine, mentre invece l'ordine è impossibile. Se tu lo sai, ti armi, se non lo sai, ti disarmi. Ti disarmi rispetto a che cosa? Rispetto al fatto che prima o poi il conflitto salta fuori. Cosa credi? Che ignorare il conflitto voglia dire spegnerlo? Il conflitto ti perseguita. Ti perseguita. Non te ne libererai mai. L'ordine contiene il disordine, inesorabilmente. La neutralizzazione è una gran bella cosa, ma devi lasciare aperta una valvola di sfogo e sperare di essere tu a gestire quella valvola di sfogo, perché in generale non è detto che sia il potere costituito che riesce a gestire il conflitto inevitabile. Il conflitto inevitabile può essere gestito da chiunque lo sappia vedere, prevedere e attivare, e quello sarà il sovrano. Schmitt non è un fanatico che sta negando le ragioni della modernità, è un appassionato cattolico che ha qualche motivo di rabbia nei confronti dei poteri costituiti tedeschi, certo, è anche un piccolo borghese pieno di risentimenti, lo è, e però vede una cosa, come Heidegger, piccolo borghese pieno di risentimenti. Però vedono una cosa enorme, che non c'è bisogno di essere reazionari per cogliere il nichilismo del moderno, cioè vedono che Hegel è morto. Naturalmente di Marx non parlano neanche, cioè per loro dire che Hegel è morto vuol dire è morto pure Marx. Insomma, cioè... Anzi, Schmitt ne parla di Marx dicendo per l'appunto Marx è un hegeliano, dunque tutto quello che io dico contro Hegel lo dico contro Marx. Assolutamente novecenteschi, l'interruzione del rapporto fra il logos e il negativo, che è l'essenza del pensiero dialettico. Il pensiero razionalistico butta fuori il negativo, o meglio, crede di buttarlo fuori, come errore o come guerra che sta fuori dallo Stato. Il pensiero dialettico accoglie il negativo, il pensiero negativo lo accoglie e non, sostanzialmente lo reputa intrattabile e lo può adoperare a fini di potenza, lo può adoperare a fini di decostruzione. Voi capite, questo è decostruzionismo hard, da cui si generano i decostruzionismi soft, i quali di solito imputano a Schmitt di essere troppo hard, cioè di essere ipnotizzato dal Moloch della sovranità, di cui dimostra la impossibilità, ma di cui condivide gli apparati categoriali, soprattutto il monismo. E certamente Schmitt è completamente incapace di pensare il pluralismo. Non pensa il pluralismo, pensa la particolarità come croce del presente, con la quale non ci si può conciliare. No, voi sapete che Hegel, nell'ultimo grande testo che scrive, cioè la filosofia del diritto, dice che la filosofia consiste nel trovare la rosa nella croce del presente. Non c'è nessuna rosa, c'è solo la croce. Ma questo significa, al di fuori della teologia politica, che Schmitt ha introdotto, attraverso la teologia politica, ha introdotto il principio di indeterminatezza dentro il diritto pubblico. Cioè è portatore di quello che io chiamo un costituzionalismo tragico, che ha il proprio fulcro, il proprio centro, nell'idea che gli ordini sono mortali e che sono stati messi al mondo da un atto di volontà nichilistica, cioè un atto di volontà
non giustificabile, che nasce da se stessa, una volontà che nasce da se stessa, e che questa mancanza originaria di fondamento è la caratteristica ineludibile della modernità. E che questa mancanza originaria di fondamento è anche la leva sulla quale si esercita la sovranità. C'è sovranità perché l'ordine è infinitamente disponibile, ed è infinitamente disponibile perché è nato da un nulla giuridico. Non ha alcuna legittimità sostanziale. Detto questo, non è per niente un controrivoluzionario in politica, cioè non sta dalla parte dei reazionari di destra. Semplicemente ha inventato il potere costituente come parte, non come qualche cosa che viene prima del diritto, come parte del diritto. Dire decisione, dire potere costituente è la stessa cosa. Come decisione non dovete pensare a un signore da solo che prende una decisione. La decisione è il potere costituente di un popolo che dichiara distrutta e perenta una Costituzione e se ne inventa un'altra. La sovranità non è la secolarizzazione del concetto di Dio, che è una banalità. La sovranità, quella di cui parla Schmitt, è la secolarizzazione del concetto di miracolo. E che cos'è il miracolo nella dottrina teologica? È una interruzione sovrana dell'ordinamento, dove sovrana vuol dire fatta dal sovrano dell'universo, cioè da Dio. Che cosa implica il concetto teologico di miracolo? Quello teologico implica l'esistenza di un ordine voluto da Dio e l'esistenza di un comando, di una volontà divina che nega quell'ordine come eccezione. Bene fin qua? La secolarizzazione del concetto di miracolo in Schmitt, e questa è la teologia politica schmittiana, consiste nel fatto che il concetto di miracolo viene trasposto in un universo, l'universo giuridico moderno, dove l'ordine non c'è. Per cui il miracolo è che esista l'ordine. La decisione è il miracolo, non perché la decisione interrompe un ordine, spezza un ordine, è eccezione rispetto a... L'eccezione conta più della norma, l'eccezione conta più dell'ordine. Questo vuol dire che l'elemento miracoloso nell'età moderna, nell'età che ha abbandonato Dio come fondamento, l'elemento miracoloso è che ci sia un ordine. Naturalmente, dire che l'ordine è miracoloso è un altro modo per dire l'ordine è precario. L'ordine è affacciato sul nulla, l'ordine contiene dentro di sé il nulla, è la stessa cosa. Ecco perché dire sovranità, si può parlare di sovranità solo se si parla di teologia politica. Non una teologia politica del fondamento, ma la teologia politica dell'assenza di fondamento, spiega la sovranità. Cioè Schmitt sostanzialmente dice, è tanto controrivoluzionario cattolico vecchio stile da poter dire ciò che vi è di fondamentale nell'età moderna è che non c'è più Dio a fondare la convivenza umana, sociale e politica. Dobbiamo interpretare l'esistenza degli ordinamenti politici moderni come un'esistenza miracolosa, cioè come il fatto che esista un ordine è un'eccezione rispetto al nulla di ordine che è la normalità moderna.